Riccardo, giusto, perché sta succedendo qualcosa di davvero strano, l'ennesimo episodio a dire il vero, però adesso secondo me non c'è più un punto di partenza, un punto di speranza, credo. Infatti venerdì per la terza volta si è tentato in consiglio provinciale di votare per la ricapitalizzazione definitiva del CSTP, come sappiamo bene la provincia di Salerno è uno dei soci di maggioranza e all'interno del piano del commissario straordinario, fra le prerogative nel piano inviato al ministero, c'è la ricapitalizzazione. Purtroppo venerdì questa volta è mancato il numero legale che non ha permesso la votazione finale della ricapitalizzazione. Ormai noi siamo stanchi, si sta giocando con la vita e sulla pelle di oltre 550 famiglie, 550 lavoratori che tutti i giorni scendono per strada con i sacrifici che sappiamo bene, buste paga decurtate, premi non presi. Ora basta, ora siamo stanchi, noi siamo qui, siamo arrivati all'esasperazione. Questa mattina dei colleghi hanno fatto dei gesti abbastanza eclatanti. Li vediamo, perdonami, no? Incatenamento, ma io credo che poi tra l'altro sia difficile ormai tornare a casa ogni volta e non sapere cosa succede del proprio futuro. Infatti, tutti noi abbiamo sulle nostre spalle una spada di Damocle che pende perché non abbiamo certezze sul nostro futuro. Ormai siamo stanchi e siamo qui stamattina per chiedere la convocazione ad horas di un consiglio provinciale monotematico sulla questione del CSTP, sul suo futuro e delle certezze per tutte le famiglie. Se io ti chiedessi cosa succederà tra una settimana, che nelle nostre possibilità affinché il CSTP vada avanti, quindi partendo da oggi con questa richiesta e diciamo così, valutando giorno per giorno il da farsi per, al fine di salvare questa azienda. L'ultima, e ti ringrazio, credo che sia anche giusto spiegare alle persone che ci seguono, ormai è tanto tempo che questa vicenda va avanti, al momento, attualmente, quali sono i risultati raggiunti, ma sia positivamente che negativamente, capiscimi? Cioè le corse, il problema degli stipendi, come dicevi, i dipendenti. Che cosa veramente succederà e come stanno le cose? Allora, ad oggi noi stiamo lavorando con una procedura di mobilità aperta, stiamo lavorando con circa 60 colleghi in cassa integrazione, stiamo lavorando con mezzi fatiscenti, ma lo stiamo facendo comunque con grande coraggio e con la voglia di andare avanti. Tutto questo serve per far capire a chi ci governa, quindi alla politica che in questo momento sta giocando in maniera sporca, che il CSTP è una necessità per il territorio, il diritto alla mobilità è sancito dalla Costituzione, non si può lasciare una città, ma soprattutto una provincia intera in questo caso, perché sappiamo bene che il CSTP va da Pagani a Vallo della Lucania, serve tutto il territorio provinciale, quindi adesso bisogna fare una presa d'atto, una grande presa di coscienza da parte loro e ricapitalizzare.